Questo podcast è stato creato ricavando gli audio delle dirette che ho condotto in questo periodo dalle pagine ufficiali Dammi 20 Minuti, che puoi trovare su Facebook, YouTube, LinkedIn o Instagram. È nato con uno scopo divulgativo per dare degli strumenti importanti ad ognuno di noi da utilizzare nella vita quotidiana. Numerosi professionisti sono stati invitati e hanno partecipato alle mie dirette confrontandoci su argomenti di vita quotidiana, ricavandone strumenti utili da applicare. Ti auguro un buon ascolto in compagnia dei nostri DVM Live Talks. Eccoci, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene, tutto a posto. Ho anticipato ai nostri ascoltatori, a parte che abbiamo un sacco di partecipanti che hanno fatto sub, sommozzatori e dell'ambiente dell'immersione, quindi penso che siano abbastanza vicini al tema dell'apnea, anche se lavorano con le bombole, però un po' di, penso, di cognizione di causa. Stai parlando con un profano oggi, quindi io sono più curioso dei curiosi qui. Io e Mike abbiamo un punto in comune, che è il lavoro inconsciamente, senza saperlo, almeno io ho saputo che sto operando per la preparazione fisica su due o tre atleti che hanno già collaborato con lui sulle tecniche di respirazione e su altri concetti molto molto importanti. Uno di questi è Lorenzo Bacci, che ti saluta e ti manda i suoi saluti. Grazie. Senti, andiamo subito al dunque, visto che abbiamo i tempi un po' ristretti. Una mezz'oretta, quattro chiacchiere con te. Io ti cedo la parola e ti chiedo, magari ti guido un po' durante la conversazione, vediamo se arriva qualche domanda. Però direi di partire con un piccolo cappello sul tuo background e come sei arrivato alla tua missione. Allora, il mio background è duplice da un certo punto di vista, nel senso che io arrivo dall'ambiente dell'apnea ormai da più di 20 anni, quasi 26 anni che pratico apnea. Per 7 anni sono stato atleta della nazionale croata di apnea e ho vinto 3 titoli nazionali e un titolo mondiale. Nel frattempo non ho mai smesso di fare quello che voleva mamma e papà, cioè di studiare, perché mi volevano dottore, ma anch'io avevo già da bambino quest'idea di voler volevo diventare un delfino e un dottore in posti. E quindi ho sempre portato avanti questa, che io considero una passione, perché veramente tutto quello che faccio per me è una grande passione. Per cui la laurea, facoltà di medicina, la specializzazione, un master, un dottorato di ricerca. Adesso insegno, sono tanti anni che insegno all'università. L'apnea è stata una mia grande passione. Oggi è praticamente una parte del mio lavoro, nel senso che io a un certo punto della mia vita sportiva ho deciso di interrompere l'attività agonistica, perché ho perso in mare un amico. Leggevo la tua biografia. È morto facendo apnea. Questa cosa mi ha destabilizzato tantissimo, ma proprio perché ho perso un fratello, per me era veramente un fratello. E quindi dopo un momento molto difficile, che potrei definire quasi di depressione e di angoscia, mi sono ritrovato e ho capito che questa mia passione, questa mia carica agonistica si è tramutata in voglia di trasmettere qualcosa a qualcuno. Per cui ho cominciato ad allenare all'apnea. Allenare l'apnea vuol dire che ho portato quelle tecniche di allenamento, di respirazione, di training mentale ad appassionati, che poi sono diventati professionisti, perché dall'apnea ho lavorato 4 anni, grazie anche all'Università di Pavia, a un bellissimo progetto di un'atleta che è diventata la più forte apnista a livello mondiale, perché ha vinto di tutto e di più per 4 anni. E poi le cose ovviamente che a me piacevano fare interessavano anche i professionisti. E ho iniziato questa mia avventura all'interno degli atleti olimpionici,
lavorando con nomi, insomma, importanti, nomi molto importanti, approfondendo un po' questa tematica, cioè di come la respirazione, la metodologia dell'allenamento in apnea potesse aiutare a migliorare le performance di atleti e non. Quindi troviamo un altro punto in comune, anch'io collaboro con l'Università di Pavia, esattamente con il professor Giuseppe D'Antona per ricerca scientifica e sviluppo in ambito di tecniche e metodologie avanzate di tecnologia per l'allenamento. Quindi abbiamo un altro punto in Un altro comune, mi fa punto in comune. piacere. Senti, ma quindi da qui si è sviluppato tutto un lavoro anche su, diciamo, la persona comune. O è partito come un lavoro sugli atleti e poi è diventato un lavoro per tutti, o contemporaneamente operavi con tecniche ottimizzate relative all'apnea anche su persone, tra virgolette, normali? Perché ho visto un po' di cose, tra l'altro hai un sito, un tuo personale che è molto molto bello, leggetelo, è veramente. Com'era l'indirizzo esatto? Me lo puoi dire per cortesia? www.mikemaric.com. C'è una bella descrizione di tutta la vita di Mike, esattamente da quello che ci ha appena raccontato fino alle ultime attività. Tra l'altro sei stato in contatto anche personalmente con Pellizzari, ho letto. Sì, Quindi. è stato il mio. Cioè, nella vita di ognuno di noi c'è un mentore, che sia un professore universitario, che sia il tuo supereroe. Io ovviamente ho avuto la fortuna di entrare con lui come suo staff negli anni 90. Poi dopo ho deciso chiaramente di approfondire questa parte di metodologia d'allenamento, allenando sul campo campioni, e come dicevi giustamente tu, negli anni ho visto come questo argomento poi interessasse anche tantissime altre persone, persone che soffrono di ansia, persone che soffrono di mal di schiena. Io sono compagno di vita di un ex pallavolista laureato in scienze motorie, che ha provato sulla propria pelle il mal di schiena a causa di tre interventi chirurgici a seguito di un traumatismo durante una partita. E quindi diciamo che ho voluto approfondire questa tematica scoprendo, ma soprattutto grazie a chi come te fa il tuo lavoro, scoprendo il potenziale della respirazione. E quindi sono passato da una visione molto limitata e limitante dell'apnea in termini di performance sportiva, a una visione molto più aperta di quello che magari mi capita di fare oggi con collaborare con trainer, con fisioterapisti, con oncologi, con psicologi, quindi con persone normali e con non solo con supereroi per il miglioramento della prestazione sportiva, ma anche con persone comuni. Per cui, insomma, si è aperto negli ultimi anni un interesse molto importante di questo ambito, perché mi permette di dire, fino anni fa, trattare la respirazione era molto un po' di nicchia, nel senso che la vedevi come una cosa olistica, come se tu facessi yoga, come se fossi, sai, quei fissati di Pilates o tutta quella branca della medicina olistica, se vogliamo. In realtà non è così, nel senso che proprio negli ultimi anni, anche nel mondo occidentale, per mondo occidentale intendo proprio le pubblicazioni mediche della cultura occidentale, stanno dimostrando come vai a toccare tantissimi aspetti molto importanti. Questo non vuol dire che sia la panacea risolutiva di tutto, ma educare una persona al respiro vuol dire davvero migliorare tantissimi aspetti che anch'io non avrei mai pensato o ipotizzato. Senti, se dovessimo fare quindi, vista la polivalenza del concetto del respiratorio, se tu dovessi dare una descrizione, cos'è l'apnea e come questa si collega alla respirazione? Perché apnea è mancanza di respirazione. Quindi come questa è collegata alla respirazione? E questo è il tradunion che mi piacerebbe capire. Sì, c'è qualcuno che scrive che si sente molto male. Chi sentite male, me o Mike? E io quando tu parli sento un po' di riverbero, cioè sento, meglio, io adesso mi sto ascoltando, sento un Ok, po' di eco. tanto quello che dice le cose interessanti sei tu, io no. Quindi, beh, se ti si sente bene a te siamo a posto. Ok, cerco di parlare il meno possibile allora. No, beh, allora cerchiamo di capire che si sente, ecco, questo. Allora, come ti dice, in base alla domanda che mi hai fatto,
Allora, nella c'è il ritorno di voce di Mike. Ora? Vediamo un po', provo a parlare. Infatti adesso non sento anch'io il mio ritorno di voce. Forse c'era l'audio da qualche parte alto. Ora va bene? Speriamo che... Dateci segnali, si sente bene, ragazzi? Perfetto, vai! Ok. Allora, rispondendo alla tua domanda, allora, l'apnea ha come caposaldo della preparazione le tecniche di respirazione e le tecniche mentali. Cose che prima erano ad appannaggio di pochi, cioè pochi campioni per andare nelle profondità, avevano capito che questo connubio vincente, oltre alla preparazione fisica e tanti altri aspetti, ti permettevano di superare determinati limiti. La cosa relativamente semplice che mi permetto di dire che ho fatto è ho capito come queste tecniche potevano aiutare nella vita di tutti i giorni, perché spesso ci capita che siamo in apnea, l'apnea ha delle conseguenze anche patologiche da un certo punto di vista. Quindi allenare un atleta all'apnea mi dà dei vantaggi, renderlo edotto mi dà ulteriori vantaggi. Tra l'altro ci sono, diciamo che la scienza in ambito di sport, ma anche di ricerca clinica di salute, sta dimostrando come, faccio un salto nell'ambito clinico, purtroppo sta aumentando il numero dei pazienti con sindrome di apnea ostruttiva, ma anche in questo caso dalla patologia, dalla fisiopatologia si scoprono alcuni argomenti molto interessanti che io adotto con atleti professionisti per allenarli. E quindi permettimi una battuta poco piacevole, ma non tutti i mali vengono per nuocere, nel senso che molte volte si impara dagli errori. Il fisiopatologico insegna tantissimo per l'evoluzione della scienza, cioè è dal malato che si impara a cosa fare. È sempre stato così, cioè oggi non abbiamo il vaccino per Covid, ma è purtroppo grazie al sacrificio di persone, di vittime, che si sta studiando la via risolutiva. Cioè questo è purtroppo, ma è comunque un dato di fatto. E dagli incidenti aerei che si migliora la qualità della sicurezza dei voli. Cioè è purtroppo nella legge dell'evoluzione, ecco. Senti, io trovo dei punti in comune con quello che dici, anche perché nella tecnica osteopatica di cui mi occupo io, la respirazione diventa sempre un elemento fondamentale per l'osteopatia. Esiste addirittura un movimento respiratorio primario che è chiamato così, ma è collegato semplicemente alla contrazione delle cellule gliali del sistema nervoso, e quindi è un movimento di intra e di extra rotazione che avviene senza il nostro controllo in maniera inconscia, quindi in maniera autonoma. Io mi trovo spesso e volentieri a lavorare su pazienti che hanno una grossa problematica, grosse tensioni viscerali, molto spesso portate da tensioni diaframmatiche importanti, che poi hanno collegamenti enormi con le problematiche lombari, infiammazioni dello psoas, infiammazioni colon ascendente, coliti, gastriti e del tratto anche esofageo. Quindi stiamo parlando di respirazione come meccanica e non solo come ventilazione. Quindi la respirazione immagino che tu lo stia introducendo come argomento distensivo, la gestione corretta della respirazione come volano migliorativo per tutto il sistema corpo umano. Sì, assolutamente. Io non mi occupo di osteopatia, insegno in diverse scuole di osteopatia. La metodologia di respirazione che mi ha permesso sia come apnista, ma oggi come, passami il termine, divulgatore, non so neanche io come definirmi, medico, docente, comunque poco importa, alcuni approfondimenti che spesso sui libri non si trovano, perché noi apnisti generalmente abbiamo un qualcosa in più in termini di metodologia sulle tecniche di respirazione, perdonami il termine metodologia, perché andiamo a sperimentare tantissimo. Detto questo, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che ad oggi le evidenze scientifiche parlano come la respirazione ci possa aiutare a livello di performance sportiva con i famosi marginal gain, la respirazione ci può aiutare in termini di postura, quindi c'è tutta la parte di posturologia, la respirazione ci può aiutare nella risoluzione o
più che risoluzione, perdonami, nel miglioramento della sintomatologia di pazienti affetti da gastrite, reflussi gastroesofagei. La respirazione ci aiuta nella gravidanza, la respirazione ci aiuta nell'oncologia, la respirazione ci può aiutare nella riabilitazione di alcuni pazienti geriatrici, quindi quelli di terza età e non solo, nella minzione, nella defecazione, quindi alcuni bisogni primari, riabilitazione del pavimento pelvico, nel paziente fumatore, ex fumatore, nella riabilitazione respiratoria, nelle BPCO. Quindi l'ambito patologico, quindi è l'ambito mentale, assolutamente, in una situazione di forte disagio, chiamiamola ansia, chiamiamola stress, ormai si danno tanti nomi anche situazioni che non sono vere e proprie stati emotivi, ma fondamentalmente disagi, la respirazione è la prima forma, aspetta, mi ho perso gli occhiali. È la prima forma di autocontrollo, imparare a respirare, che può sembrare una cosa banale, in realtà abbiamo un atleta, più di un atleta in comune, possiamo chiedere adesso a Lorenzo Bacci quanto respirare in maniera corretta, se per una persona normale può essere sottovalutato, in realtà è difficilissimo, richiede un'attenzione importante, eppure noi nasciamo con una respirazione diaframmatica. Quindi ce l'abbiamo nel DNA, nasciamo in noi stiamo 9 mesi in apnea, quindi l'apnea è molto più naturale di quello che noi pensiamo. Certo, quindi visto questo cappello, penso che chi ci sta seguendo abbia capito dove stiamo andando. Andiamo proprio nel clou. In questo momento storico, che tutti conosciamo, è inutile che stiamo a ribadire dove ci troviamo e cosa stiamo facendo da un mese, quindi siamo in un'emergenza sanitaria che ci costringe a stare a casa. Hai detto una cosa, secondo me, molto interessante, che molto spesso la società moderna abusa del concetto di stress. Ma soprattutto perché non, è una parola che vuol dire tanto, vuol dire niente. Intanto la parola stress, ricordiamo che per semantica è una parola neutrale. Esistono gli eustress e i distress. Quindi gli eustress sono sollecitazioni del sistema, di un sistema che portano a un miglioramento. I distress sono sollecitazioni di un sistema che portano a un peggioramento. Quindi la parola stress in sé è un luogo comune. In questa situazione, in questo momento storico viviamo, come hai detto tu più volte anche nei tuoi interventi, viviamo in una società in cui tutti ci troviamo, siamo tutti iperconnessi ma isolati. Ripeto Sì. e cito un po' le tue parole di un video che ho visto e le condivido molto. Questo come influisce secondo te nella nostra condizione stressoria? Quindi andiamo a definire anche lo stress vero, da cosa deriva e cominciamo a entrare nelle case delle persone. Perché siamo sotto stress in questo periodo? Non è tanto, secondo me, un'emergenza sanitaria, ma il fatto che siamo costretti a rimanere in casa e confrontarci con noi stessi, a cui non siamo abituati. Dici perfettamente, in una mia diretta qualche settimana fa avevo fatto il punto delle 7 cose che ho imparato da questa situazione e in un punto per me è molto importante quello che l'apnea mi ha insegnato, cioè l'approccio con la solitudine, intendo dire, in certi sport come dove si combatte, passami questo termine un po' forte, da soli, l'apnea, il nuoto, il tennis da tavolo, il tiro a segno, sono discipline dove alla fine ti cimenti con la prestazione da solo, anche se hai una squadra ovviamente che ti aiuta nella creazione del risultato. Questo è un banco di prova molto importante perché maturare un buon rapporto con se stessi, primo punto, maturare un buon rapporto con gli altri, soprattutto con le persone più vicine, cioè rendersi conto che passi del tempo chiuso in casa con tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, quindi ti ritrovi a dover convivere non più quelle 2 ore al giorno, ma quelle 24 ore al giorno, Ho 3 figli io, eh. il che provocherà sicuramente un aumento del lavoro degli avvocati in termini di divorzio o inevitabilmente anche un aumento delle nascite. Quindi l'Italia si sposterà al centro europeo non più come paese vecchio, ma come paese con incremento delle natalità. Scherzi a parte,
Io credo che maturare, questa è una delle cose che l'apnea mi ha insegnato e di cui dirò sempre grazie l'apnea, maturare un buon rapporto con se stessi. E alla fine poi è una cosa che ti insegna la vita e fa parte un po' della crescita personale. Però il fatto che il mio sport mi ha permesso di maturare veramente un buon rapporto con te stesso, perché quando sei immerso nell'acqua e devi veramente superare dei limiti mentali, che tu sia fermo in apnea statica, che tu sia in profondità, devi veramente avere una centratura con la tua mente, con la tua vita pazzesca, perché ogni situazione di disagio in certe profondità, il mare amplifica molto, l'acqua amplifica, e quindi se ti fai prendere da un senso di ansia, di angoscia, di quant'altro, la somatizzi subito. E questo è un po' anche parte del lavoro che faccio con atleti. Adesso Lorenzo non l'ho ancora messo in acqua. Oh no, abbiamo fatto un lavoro in acqua, essere sincero, abbiamo fatto la Y-40 e fargli scoprire una dimensione diversa dove sei solo in acqua e non puoi respirare è non solo una performance sportiva, ma anche un approccio mentale con te per crearti un equilibrio, soprattutto oggi dove, come diciamo, siamo iperconnessi, ma in realtà siamo isolati. E adesso è la prova del 9, cioè adesso che siamo a casa stiamo tutti costruendo relazioni, no? Ci siamo conosciuti ieri Certo. e mi fa piacerissimo. Quindi questo bisogno di relazioni costruttive è uno dei bisogni dell'essere umano. Ma se guardiamo indietro nel tempo, già Maslow aveva parlato dei bisogni dell'essere La umano, piramide. la piramide di Maslow. E stiamo passando dai bisogni di autorealizzazione, Stiamo regredendo. stiamo regredendo, che in realtà è un'evoluzione dal mio punto di vista, perché dal dover essere posizionati a livello sociale, a livello economico, stiamo scoprendo l'attività fisica, stiamo scoprendo l'alimentazione, stiamo scoprendo, grazie all'isolamento, l'equilibrio mentale, no? Quindi L'esperienza col sé. L'esperienza, il respiro e la mente, che è quello che insegnava Maslow come primo bisogno fondamentale per la vita. E quindi credo che questa non sia una scoperta, ma semplicemente una crescita di rispetto. Un attimo, forse gli orientali che da 2000 anni insistono sulla respirazione come stile di vita, forse mai come in questo momento dove si muore a causa del respiro, imparare a respirare è fonte di vita. Bellissime parole, guarda, complimenti perché condivido assolutamente tutto. Quindi se noi ora, fatta questa descrizione, cominciassimo a vedere questo luogo comune di stress chiamato in questo periodo come quindi un eustress, come un'opportunità, possiamo entrare nella famiglia, togliere la famiglia stress e parlare di ansie? Sicuramente in questo periodo viviamo con alcune ansie e molti di noi, penso la maggior parte, abbiano delle ansie, che non sono solo legate all'essere costretti della vita, della socializzazione familiare o il rapporto col sé o il downgrade della piramide di Maslow, ma anche sul futuro, no? Come quest'ansia, definiamo quest'ansia, come una persona può riconoscere di essere in uno stato ansioso abbastanza importante, se ci sono dei segnali, così cominciamo a dare degli strumenti e poi come possiamo intervenire con qualche trucco tuo sulla respirazione. Allora, guarda, io non sono un psicologo, non mi occupo di coaching mentale o altre dinamiche, quindi non vorrei dire castronerie in merito a questi argomenti. Quello che ti posso dire per mia esperienza è che sicuramente lo stato ansioso si riconosce dal fatto che una persona ha un'alterazione della sua fisiologia. Quindi, primo punto, alterazione del numero degli atti respiratori. Quando tu hai un numero di atti superiore ai 15, 16, cioè ti avvicini a 20 o addirittura superi i 20 atti respiratori al minuto, sei in uno stato ansioso. C'è un'alterazione della frequenza cardiaca, c'è un'alterazione anche del numero delle volte in cui chiudi le sopracciglia al minuto. Quindi quando alteri la fisiologia, ma non l'alteri perché hai preso paura, ma ti rendi conto che Che questo è così, ritmo che è diventata cronica. è diventata, esatto, cronica. Sei in uno sicuramente sei in una forma non di autocontrollo, c'è qualcosa che ti turba. Questo è un primo punto. Riconoscerla già Un bel passo. è un bel passo, cioè riconoscere il fatto che c'è qualcosa che non mi fa stare bene e individuarla. In questo momento ti posso garantire, io non sono un supereroe,
vivo anch'io in uno stato di difficoltà per svariati motivi, perché comunque, come tanti di noi, non lavoro, mamma e papà hanno una certa età, ci sono transizioni lavorative nella mia vita che sono successe ultimamente importanti e sono transizioni giuste arrivate al momento sbagliato, con tutta una serie di conseguenze, con una scelta mia di vita assieme alla mia compagna, in cui ci siamo dovuti dividere per esigenze di famiglia, accudire i propri cari per dovere di famiglia e tutta una serie di situazioni. Quindi faccio fatica anch'io, quindi non Penso che molte persone che ci stanno ascoltando, vedendo, si ritrovino in tante cose che tu dici, perché mi confronto tutti i giorni con tanti clienti, pazienti e ritrovo le parole che mi dici. quindi ammetto che no, io no, non sono qua in veste di supereroe, che io sono lontano da tutti, anzi, io sono il primo a fare fatica e spesso dei momenti di down. Detto questo, quali sono gli aiuti che mi do e che spero possono essere utili? Il primo punto è veramente, guarda, te lo dico col cuore, l'ho provato 3 anni fa. È stato un altro momento molto difficile della mia vita personale quando mio padre hanno diagnosticato un carcinoma maligno da cui fortunatamente è uscito, ma io ho perso il sonno, davvero io ho perso il sonno. Ritrovare il mio respiro è stata la mia forza per riuscire ad addormentarmi, per riuscire a ricentrarmi, che sembra facile, ma ti posso garantire, tu lo sai meglio di me, che mettersi lì e incominciare a respirare e concentrarsi sul respiro, hai questo embolo che ti parte verso il problema. Quindi, Senza accorgerti molte allora, e diventa allenante. Quindi invito davvero di cuore tutte le persone a prendersi 2 minuti, a centrarsi sul respiro, a sentire l'aria che entra, l'aria che esce. Può sembrare una cosa banale, ma è davvero molto efficace. Quei 2 minuti sono veramente un'ancora di salvezza. Il secondo punto che mi permetto di dire che faccio su di me è l'approccio mentale, nel senso che ho dei momenti di grandissimo sconforto dove mi capita anche di piangere, ma poi cerco di vedere positivo. Il positivo vuol dire che, primo punto, nella mia testa sto costruendo il premio, cioè alla fine di tutto mi darò un premio, ma non un premio materiale, cioè non è che mi compro chissà che cosa, un premio vorrà dire che io con la mia compagna, il nostro cagnolone, ci faremo un'esperienza assieme, 2 giorni anche in montagna, non so, gratificante. esatto, una gratificazione emotiva per dire ok, ripartiamo, no? Questo è un primo punto molto importante. Il secondo è cercare di essere d'esempio, nel senso che a me non piacciono molte filosofie, sono uno abbastanza pratico, però Gandhi diceva, sii te stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Quindi sono io il primo che veramente rispetto le regole, esco se devo fare la spesa per portare i miei genitori, esco con la mascherina, con i guanti, sto in casa, cerco di muovermi, cerco di bere tisane, infusi, tè verde, cerco di leggere, cerco di non fermarmi ma di formarmi. Sono costruttivo in tante mie idee, tanti miei progetti futuri, in modo tale che porto l'attenzione su tante cose che avevo in mente di E fare. questo diventa un esempio per tutti quelli che abbiamo attorno, quindi è un volano di vibrazione positiva che contagia tutto quello che abbiamo attorno. Molto spesso siamo nel disconnessi, come dici tu, no? Siamo iperconnessi, ma isolati. Nell'isolamento in cui viviamo non ci rendiamo conto quanto importanti siano le energie sottili e le vibrazioni sottili che emette ogni corpo. Quindi esattamente quando si entra in un mood, in una situazione, in una forma mentis, come sta descrivendo Mike, di positività, quindi di riuscire a avere una visualizzazione positiva che corrisponde a una gratificazione, lavorare momento dopo momento per costruire piccoli momenti che danno positività a quel percorso, diventa, anche se per molti di voi probabilmente non è strano pensarlo, diventa a livello vibrazionale, proprio emettiamo delle frequenze di vibrazione che contagiano tutti quelli attorno a noi. È un po' l'effetto Marishi. Sì, mi permetto, sai, una piccola cosa che ho riscoperto, credo che questa può essere una piccola condivisione.
Spesso è nella natura umana, tutte le cose un po' fastidiose vengono procrastinate nel tempo, no? Dici, beh, farò, quando tempo lo farò, perché non hai voglia di fare quella cosa. Mi sono messo a fare tutte quelle cose che avevo procrastinato per ovvi motivi di mancanza di voglia. Bene, mi sono reso conto che ho acquisito piacere in fare quelle cose, mettere a posto un armadio, mettere a posto il garage, mettere a posto. E ho imparato, da tutto questo sto imparando, che d'ora in avanti non procrastinerò più le cose procrastinabili. Cioè cercherò di tutte quelle cose che io reputo un po' fastidiose, cercherò di risolvere subito perché mi danno un pagamento immediato, in modo tale che così non ci penso più dopo. Sono totalmente d'accordo, sono d'accordissimo. Io non sono ancora a quel livello lì perché alcune cose ancora le sto mettendo lì, le tengo un attimo, però le sto affrontando pian pianino. C'ho tante cose da mettere a posto anch'io e ci sto lavorando. Complimenti che ci riesci. Senti, due strumentini veloci, in quei 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, poi uno ci dedica il tempo che vuole, di respirazione in cui dici di concentrarsi sul respiro. Quindi abbiamo detto visualizzazione di un elemento gratificante. Concentrarsi sul respiro che aiuta moltissimo. Come deve essere la respirazione in quei 2 minuti, 5 minuti? Quali sono le caratteristiche di quella respirazione? Profonda, corta, co come la definiamo? Guarda, prima di tutto, che siamo seduti o siamo sdraiati, ovviamente non entro nel merito del tuo lavoro, però è prendere coscienza della propria postura, quindi non gobbi, ricurvi, ma centrati, quindi una centratura fisica, che vuol dire anche è una centratura mentale e viceversa. Quindi dico, ok, mi prendo il mio tempo e mi metto in una posizione corretta. Il secondo punto, veramente cercare di portare l'attenzione come un bimbo piccolo al proprio pancino. Parto così, guarda, puoi chiedere a Lorenzo, nonostante sia atleta fortissimo a livello mondiale, respira col pancino, proprio per iniziare, gonfia e sgonfia la pancia come un bambino senza forzature. E il primo punto è focalizzarsi su una respirazione bassa. Il secondo punto è cercare dolcemente di allungare la fase di espirazione, perché così vai a diminuire la frequenza cardiaca, vai a diminuire la pressione arteriosa, vai a attivare anche con le connessioni col sistema nervoso centrale di quiete, di appagamento. Terzo punto è che può essere molto utile, visualizza l'aria, cioè senti l'aria, magari metti a friggere qualcosa, non lo so, cioè cucina qualcosa in modo tale che anche un profumino ti stimola e senti l'aria che entra dal naso, allarga i polmoni e poi svuota i polmoni e esce dal naso. Veramente, scusami se sono anche banale Ma o. no, il segreto sta sempre nella semplicità, è la mia filosofia di base, quindi non c'è tanto da fare voli pindarici o cornici, è il quadro che conta. Quindi sentire l'aria e visualizzare il percorso dell'aria. Quarto punto, che secondo me è fondamentale, è adottare una strategia mentale, cioè ripetersi mentalmente come se fosse un po' una sorta di mantra. Quando l'aria entra, visualizzare il percorso dell'aria entra, ripetersi l'aria entra e quando l'aria esce, sentire l'aria che esce, ripetersi mentalmente l'aria sta uscendo, sento l'aria che esce e vedere l'aria che sta uscendo. In questo modo si porta l'attenzione per 2 minuti su se stessi, si cercano anche sensazioni positive, l'ancoraggio per terra, cioè tante piccole strategie, questa è proprio una cosa banale, semplice. Per poi andare a costruire respiro ed emozioni, respiro e pensieri, tante cose in più, respiro e schiena, insomma, ce n'è di tutto e di più. Questo è un piccolo suggerimento da farlo Perfetto. e ogni ora, cioè, voglio dire, non, respirare non costa fatica, dà benefici immediati e soprattutto è gratuito in questo momento. Quindi, ed è la forma più semplice che abbiamo per ritrovarci immediatamente, senza per questo dover andare, non so, in cima al tetto e assumere posizioni particolari, con tutto rispetto per lo yoga da cui io. Certo. Proprio Rimaniamo sull'essenza. 2 minuti mi siedo, mi estranio un attimo, riapro gli occhi, ok, dai, adesso andiamo a cucinare. Forza ragazzi, che la pappa è pronta, dai che dopo devo fare la spesa.
e poi mi faccio, che ne so, 30 piegamenti, via. Certo. Com'era quella famosa frase? Non amo fare cose straordinarie, ma cose semplici fatte straordinariamente bene, no? Sì. È un po' questa la filosofia. Senti, Mike, non ti rubo altro tempo. Andiamo, siccome c'è una domanda, penso sia tecnica perché non è il mio ambito. Un visualizzatore chiede, respiro a mantice. Che cos'è? Oddio, aspetta, io ogni tanto scopro non so Non cosa l'avevo sia, mai sentita neanche io questa cosa qui. no, non so cosa sia questo respiro a mantice. Però ci sono diversi modi per respirare. Possiamo elencarne due o tre? Ma allora, ma poi sai, a seconda di filosofie o quant'altro, Ambiente, parole, cose. ambienti, io scopro parole nuove. Diciamo che stando a quello che è il mio concetto di scienza del respiro, quindi un approccio medico, io i termini, Metodologico, ok. esatto, senza entrare nel pranayama, perché entriamo in yoga e ci mancherebbe, però allora la respirazione triangolare, cioè allungare la fase di espirazione. Poi si possono inserire anche delle pause di apnea. Questo già lo insegnava il pranayama millenni fa. La respirazione a quadrato. Ci sono tante Frazionate, ce ne sono di tutti i tipi. frazionate in inspirazione, in espirazione. La respirazione circolare connessa, quindi il rebirthing, ecco, tanto per fare un altro gergo tecnico. Ce ne sono davvero, davvero tante, ma in questo momento, a mio avviso, più che addentrarci nella specificità. Di base è Keep it simple. connettersi col proprio respiro e sentirlo. C'è la respirazione ad altalena, ce ne sono tante di metodi, ma ognuno può creare il proprio metodo. Anch'io ho creato il mio metodo, ma quello che è alla base sono i principi. Allora, i principi vengono condivisi, il metodo è una personalizzazione, per cui che sia Buteyko, Wim Hof, Mike Maric, va bene, ognuno ha proprio filosofia, il proprio background, ma sono i principi della respirazione che devono Ciao essere, Silvano. ed è in base al principio che vai a costruire. Arrivano complimenti. Silvano Garbin, ex preparatore della Federazione Italiana Rugby, che ti fa i complimenti per la consapevolezza, la competenza e l'umiltà. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Alla fine ti dico quello che le nostre nonne ci insegnavano. Respira che ti passa, è un detto popolare, ma estremamente vero dal punto di vista proprio medico. Quindi ritorniamo sulle basi. Ribadiamo per la terza volta perché mi hanno insegnato a livello comunicativo che ripetere 3 volte può aiutare a fissare nella testa dei concetti. Non è perché ho un picco di Alzheimer, perché penso sia ancora prematuro. Però, prima cosa, allora, concentrarsi sul respiro, che sia rilassato e naturale, non impostato. Una posizione eretta ma non rigida, vedete voi come fare. La seconda cosa, la visualizzazione di un elemento positivo e gratificante. Dedicarci il tempo necessario che inizialmente mi permette di stare sul qui e ora. Se comincio a distrarmi e non riuscire più a tornare sulla concentrazione sul respiro, abbandono e lo rifarò un'altra volta. Può essere corretto come strumento per chi ci ascolta? Sì, assolutamente i 3 step sono corretti. Se, per chi vuole approfondire, anche se con la mente ti distrai perché sei preso un attimo da un problema, stai su quel problema, ma poi fai lo sforzo di ritornare dentro di te, agganciati nuovamente al respiro, perché diventa molto allenante, perché questo poi te lo porterai nella vita di tutti i giorni, te lo porterai quando sei in macchina, al traffico, in metropolitana. Tra una telefonata e l'altra sul lavoro diventa molto allenante, quindi proprio questo è un momento in cui allenare questo aspetto diventa davvero molto utile. Sta Addirittura partendo la standing ovation per Mike Maric, eh? il nuovo eroe della Marvel è nato nella Mike, passiamo ai saluti. Guarda, allora, seguite Mike perché è una persona fantastica. La pagina Instagram è Mike Maric e seguitelo perché è veramente l'emblema della semplicità e della concretezza in questo lavoro. E la passione che ci mette la vedete dal video, ragazzi, è incredibile. Arriva la vibrazione fino a me. Progetti per il futuro. Lo so che non è il momento buono per parlare di futuro, ma noi cavalchiamo questa onda positiva. Progetti per il futuro. Vedete, qua vedo
Brief Man, il nuovo supereroe, bellissima questa, questa, questa la rivendo subito, The Brief Man, mi piace un sacco. Allora, progetti per... Io so che stai collaborando con tantissime federazioni, con tantissimi atleti, ma c'è un quadro, c'è un progetto definito o ora la tua passione ti porta a destra e a sinistra, un po' come succede a me, dove mi chiamano, intervengo, vado, brigo? Ma allora, devo essere sincero che in questo momento io sarei o avrei, sarei dovuto uscire col mio nuovo libro, cosa che purtroppo è stata rimandata, o meglio, giustamente per ovvi motivi di quello che sta succedendo. Per cui sicuramente il mio prossimo impegno è focalizzato sul libro e creare, ho in mente già da un po' di tempo, creare la mia scuola dove attraverso il metodo Marice formalizzare dei docenti di alto livello che possono come dire duplicarmi, perché arrivano sempre più richieste e sinceramente fare tutto è bene impossibile, quindi vorrei rimanere focalizzato sul lavoro e sulla famiglia, ma anche sulla divulgazione, ovviamente, che comunque rimane il mio lavoro, ma creando, dando la possibilità, molto onestamente, io ho avuto ho forse la fortuna o il privilegio di poter lavorare con tante persone, ma credo che alla fine avere dei colleghi che possono duplicare il mio metodo possa essere vincente per tutti, creando quindi la mia rete di persone dove anche mandare persone, perché magari ci sono adesso tante persone che dall'Italia vengono a me, ma sarei io, cioè vorrei dare il lavoro a delle persone che sposano la mia filosofia lavorativa. Questo è un po' il progetto. Io ti faccio i miei complimenti, Mike. Ricordo che la diretta viene registrata e verrà pubblicata, la darò anche a Mike, quindi la pubblicherà sui suoi canali se ne ha voglia, comunque sulla pagina, sul canale YouTube Dammi 20 minuti la troverete per 4-5 giorni disponibili per chi non l'avesse ancora vista. Ricordo i contatti di Mike Maric, quindi lo trovate su tutti i social, giusto Mike, con nome e cognome, potete seguire tutte le sue dirette, le fai quasi tutti i giorni perché ti vedo quasi sempre in diretta, no? Sì, diciamo che dal lunedì al venerdì, sabato mi diverto a... Seguitelo perché è strepitoso, incontra un sacco di personaggi, di atleti e di persone dello sport che è veramente interessante. Grazie. Io ti ringrazio tantissimo, Mike, dimmi tutto. Scusami, ho visto però un commento che ci tenevo. Sì, Mauro. Mauro, esattamente. Grazie per questa domanda e ti suggerisco di fare apnea, perché nell'acqua sicuramente puoi avere dei benefici e mi emoziona questa cosa perché quello che tu scrivi, che lo leggono tutti, tu dici che sei paraplegico. Guarda, io anni fa, quando ho perso questo mio amico in mare, ho girato un po' il mondo e sono finito in un centro dove fanno anche dolphin terapia e ho visto cose che non avrei mai, mai, mai pensato. Da pelle d'oca. Da pelle d'oca, ma veramente emozionanti da far paura. Quindi sono assolutamente convinto che l'apnea e l'immersione in acqua ti possa dare dei grandi benefici. Non fa miracoli, però sicuramente a livello proprio di tuo benessere anche mentale può davvero fare tanto, quindi te lo suggerisco. Scusa, comunque possiamo dire a questo ragazzo che se volessi ti può contattare anche sul tuo profilo se volessi, certo, avere informazioni, certo, particolari. Certo. E ci chiedono un libro da leggere, da consigliare. Consigli un libro? Beh, uno dei tuoi? Allora, guarda, faccio pubblicità. Vai, tranquillo. Non è pubblicità, questa è condivisione. Condivisione. Ma allora, guarda, voglio essere molto onesto. Guarda, questi li vedi? Urca! Allora, questi sono tutti i libri che io ho letto mi sono ispirato sulle tecniche di respirazione, però alla fine credo che il mio La scienza del respiro, edito da Vallardi, racchiuda, oltre che un po' della mia storia, anche dei contenuti molto pratici e soprattutto scientifici, nel senso che non mi occupo di yoga, arrivo dal pranayama, ma ho voluto tradurre filosofie e metodologie orientali con applicativi semplici, immediati, che qualsiasi persona
su basi mediche, può farlo in maniera semplice a casa tutti i giorni attraverso 10 facili ricette. Ricordiamo il titolo? La scienza del respiro, edito da Vallardi, di Mike Maric. Bellissimo, La scienza del respiro di Mike Maric, ragazzi, compratelo e leggetelo, perché solo questi 40 minuti di diretta valgono la pena leggere qualsiasi libro Mike ci consigli. Grazie. Mike, ti ringrazio. Noi ci vediamo con i nostri affezionati da domani in diretta sul canale YouTube con i nostri 3 allenamenti in diretta quotidianamente, quindi 18 allenamenti a settimana, e le nostre dirette. La prossima volta avremo altri ospiti a sorpresa che scoprirete negli annunci della settimana. Mike, ti mando un abbraccio gigantesco virtuale. Grazie, grazie a te, grazie a tutti davvero per la bellissima chiacchierata domenicale. Grazie molto. Mille, grazie per la condivisione. Ciao, ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao, ciao.